Un libro in 3 minuti, La bambina e il sognatore di Dacia Maraini, edito da Rizzoli. Al di là della sottotrama gialla di cui la storia è arricchita, La bambina e il sognatore di Dacia Maraini è un romanzo che ruota attorno ad un tema fondamentale della nostra cultura e della nostra società. Ieri come oggi, oggi forse ancora più di ieri, l'insegnamento. Ebbene, Nanni Sapienza è un maestro, insegna nella scuola elementare della cittadina di Esse, nel sud Italia, ma ancora prima che un maestro è un padre. Un papà che ha perso la sua bambina, Martina, morta di leucemia in tenera età. Dopo questo grave lutto, anche Anita, sua moglie, decide di abbandonare il tetto coniugale e dunque lascia solo Nanni con il proprio dolore, con i propri fantasmi, con la propria coscienza che nel romanzo assume le sembianze di un uccellaccio nero che ogni giorno gli ricorda fallimenti, problemi e doveri, e soprattutto lo lascia da solo con quella che potrebbe diventare una vera e propria ossessione: la notizia della scomparsa di un'altra bambina, Lucia Treggiani, che in una fredda mattina d'autunno, mentre si recava a scuola, la scuola in cui Nanni insegna, scompare. Si perdono completamente le tracce. Da quel momento in poi Nanni, insieme ai suoi allievi che si improvvisano dei piccoli detective, uno su tutti Francesco, cercano di capire che fine abbia fatto questa bambina. Ebbene, un romanzo ricco, denso e di spunti di riflessione, di tutte quelle tematiche care all'autrice. Una su tutti, il rapporto fra alunni e insegnante, ovvero il ruolo dell'insegnante oggi. Nanni potrebbe essere considerato un professore a metà strada fra il Keating dell'attimo fuggente e il più classico maestro della letteratura nostrana, ad esempio il protagonista del Maestro di Vigevano di Mastronardi. Ebbene, in ogni caso, Nanni è tanto innovativo quanto classico nei metodi di insegnamento. Perché? Lui riesce a coniugare la contingenza gravosa della realtà, dei fatti di cronaca, con la tradizione culturale a 360 gradi. Cerca di coinvolgere i propri bambini spiegando loro i fatti di cronaca, dunque la scomparsa di Lucia Treggiani, attraverso le fiabe dei fratelli Grimm, attraverso i miti greci e latini, attraverso le migliori leggende della letteratura internazionale. Cosa significa questo? Utilizzare la letteratura come strumento per capire il mondo, uno strumento per interpretare il mondo e dunque per cercare di svegliare e di arricchire il bambino che sarà l'uomo di domani con un elemento fondamentale, lo spirito critico, che è segno di autonomia e indipendenza di pensiero. Seconda questione fondamentale, la questione islamica. Chiaramente lo spunto deriva dai fatti di cronaca recenti, gli attentati terroristici che sono stati rivendicati dall'ISIS. Ebbene, fondamentale all'interno del romanzo è un dialogo fra il maestro Nanni Sapienza e il medico nigeriano dell'ospedale della cittadina di Esse, in cui emerge chiaro e forte il pensiero dell'autrice. Non si tratta di buona o cattiva integrazione, non si tratta di parlare di un Islam integralista o di un Islam moderato. Qui bisogna ricercare le radici di quest'odio, che molto probabilmente è insieme alla nostra società occidentale, alla nostra Europa, portavoce di libertà e di democrazia, perché molti degli atti terroristici compiuti da questi ragazzi, da queste persone che si fanno esplodere, sono proprio il frutto del nostro insegnamento, delle nostre scuole, sono il frutto della nostra società, perché loro hanno assorbito tutto il buono e tutto il cattivo che noi gli abbiamo trasmesso. Terza questione fondamentale, i bambini. Come nell'Addio di Antonio Moreschi, i bambini tornano ad essere il fulcro, l'attenzione è focalizzata su di loro, per due motivi fondamentali. Il primo è il fatto che sono delle sfaccettature di un'unica entità, loro sono parte in via di sviluppo di quella che sarà la materia adulta, di quello che è l'uomo di domani. E quindi sono la chiave di interpretazione del mondo, tutto è in divenire, tutto è possibile, è un corpo minuscolo che racchiude infinite possibilità di sviluppo e di crescita. Dunque sono la chiave per capire la nostra società. Inoltre, Nanni Sapienza, attraverso degli episodi, degli aneddoti che gli vengono raccontati anche da terzi e che riguardano sua figlia e i bambini con cui lui entra in contatto, si troverà di fronte alla dura realtà dell'infanzia negata, dell'infanzia violata e dell'infanzia maltrattata. Dunque, come vi dicevo, un romanzo ricco di spunti di riflessione, un romanzo denso di argomenti e di tematiche fondamentali per capire e interpretare il mondo in cui viviamo, scritto con uno stile semplice, chiaro e lineare. Dunque, non mi resta che augurarvi una buona lettura e non mi resta che augurarvi di immergervi nell'atmosfera magica della bambina e il sognatore. Buona lettura!